La tragedia dell'Aisel, Arezzo ospita un convegno con importanti personalità nell'ambito dello sport per lanciare un messaggio soprattutto alle nuove generazioni. Sì, diciamo che il messaggio è positivo, la tragedia è stata una tragedia, ma oggi si vuole costruire sopra questa tragedia un percorso formativo importante, soprattutto per i giovani. Per riassumere in una battuta, prendendo anche quello che è stato scritto nella presentazione del convegno, del quale ringraziamo il Panathlon, l'Associazione Vittime dell'Aisel e la provincia del CONI, è che chi ha davanti il ragazzo quando fa sport non sia un nemico da abbattere, ma un avversario da battere. Andrea Lorentini, cosa si prova insomma a 30 anni di distanza a parlare nuovamente dell'Aisel? C'era stato un vuoto, in questi anni lo avevi anche sottolineato più volte. Sì, spesso ci sono stati dei vuoti in questi 30 anni, però credo che un'iniziativa come questa che abbiamo presentato stamattina, in un certo senso, provi almeno in parte a riempirlo, perché si parte dalla memoria che è doveroso difendere e anche allenare rispetto a una tragedia di quella portata, e soprattutto però rivolgersi ai giovani, al mondo della scuola. E quindi un'iniziativa come questa, che noi come associazione insieme al Panathlon Club di Arezzo e il CONI vogliamo lanciare, introducendo l'educazione civica sportiva all'interno dei programmi scolastici, è un qualcosa di concreto, cioè che parte dalla memoria, ma che vuol poi sviluppare un progetto formativo concreto affinché proprio i ragazzi possano essere, attraverso una cultura sportiva corretta, anche uomini migliori un domani. Come si articolerà questa giornata? Il convegno sarà appunto venerdì 9 ottobre, i lavori inizieranno alle ore 10 e termineranno alle ore 13. Ovviamente avremo, come accennava anche il sindaco, ospiti e relatori di primo livello, a cominciare dal presidente nazionale del CONI, Malagò. Di questo siamo molto soddisfatti, perché il CONI, con il suo più alto rappresentante, ha sposato questo nostro progetto, quindi per sviluppare quelli sono i valori, i veri valori dello sport, a cominciare dal fair play. Avremo poi il professor Scalera, che dal punto di vista anche sociologico inquadrerà il fenomeno. Abbiamo dato l'onorevole Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo, che sul tema delle Aisel è sempre stato molto sensibile. Non a caso a Bruxelles c'è una stele commemorativa, appunto, che ricorda le vittime, che è stata di fatto voluta fortemente da Tajani nel 2005. E poi avremo rappresentanti della Federcalcio, del mondo dell'AIA, avremo anche rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, proprio perché poi, come dire, il convegno è la prima tappa di un percorso che poi dovrà concretizzarsi in futuro. Il Panathlon ha ricevuto anche una menzione particolare dal Presidente della Repubblica. Questa mattina abbiamo visto anche la medaglia e la motivazione per la quale vi è stata assegnata. Sono veramente felice e orgoglioso di aver ricevuto questa medaglia dalla Presidenza della Repubblica che riconosce l'eticità e l'importanza del convegno che andiamo a sviluppare. Devo dire che riparlare di valori dello sport a distanza di 30 anni dalla tragedia dell'Aisel. Tra l'altro io a suo tempo ho fatto parte del Comitato Laurentine Conti insieme all'amico Giorgio Cerbai e insieme a altre persone e facemmo dei convegni di assoluto interesse. La differenza di questo convegno è che gli altri erano convegni commemorativi nei quali sull'onda dell'emotività si sviluppava un certo tema contro la violenza nello sport. Questo è un discorso un po' diverso, è un discorso che vuole portare ai giovani un messaggio di eticità e di valori dello sport nel tempo. Quindi cominciamo da questo convegno per poi proseguire con dei progetti che ambiziosi, diciamo, ma sicuramente direi sentiti ed importanti e speriamo che le istituzioni tutte ci diano una mano in questo senso e possiamo proseguire su questa strada. Crediamo molto nella cultura dello sport e nella cultura dello sport verso i giovani. Proprio verso i giovani, perché saranno presenti diversi ragazzi, alcune centinaia degli istituti aretini. Sì, si prevede, al momento sono 255 i ragazzi che saranno presenti. A me come CONI mi interessa la presenza di Malagò perché a significare il valore che dà il CONI per un messaggio etico riferito allo sport. E credo che questo debba costituire un elemento come costume di vita per tutti i cittadini, per
non solo nell'ambito dello sport, ma come cittadini comuni, nella convivenza civile. Questo è il nostro messaggio. E abbiamo, con Piero e con Andrea, abbiamo fatto questo percorso in cui crediamo. Piero faceva riferimento, mi permetto di dire una cosa, Piero faceva riferimento ai nostri trascorsi. Noi abbiamo fatto parte di un comitato, Lorentini e Conti contro la violenza nello sport, e abbiamo trattato anche altri temi, che ad esempio lo star bene aiuta a fare lo sport, ma aiuta anche a avere gli equilibri dovuti nell'ambito dello sport, quindi trattavamo del doping. Il messaggio che noi diamo è a tutto campo, cioè dire l'individuo deve essere cosciente dell'attività sportiva come persona, come individuo, ma cosciente anche di se stesso, perché crediamo che se il cittadino riacquisisce pienamente le proprie potenzialità, le proprie credenze e i propri valori, effettivamente gli episodi anche di questi giorni tendono a scomparire. Di questo siamo fiduciosi.